ciurma, io sono Mazza Tess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di X3 Terran Conflict. E sono gasatissimo per continuare la partita che avevamo appena introdotto la scorsa volta. Sono in una postazione ancora diversa, con un sacco di casini, spero che non sentiate troppo rumore perché ho il microfono qui, la tastiera qui, il joystick qui, il mouse qui, il monitor lì, cioè è un gran casino questa roba che penso. E niente, quindi spero vada bene. Avevo davvero l'intenzione di andare a affrontare X3 Terran Conflict, anche se la postazione non ce l'ho ancora completa e perfettamente funzionante. Ma eccoci qui. Allora, unico salvataggio che abbiamo era quello su Omicron Lyrie, che appunto era l'autosalvataggio dopo la piccola missione introduttiva. Alla salute. Non volevo... ma dai, sto caricamento, ci siamo? Ok. A nome del Presidente e Senatore Federazione Argon ti dà il benvenuto a bordo. Ottimo. Ottimo. Allora, vorrei solo fare una cosa però intanto. Arrivo subito, eh. Ok. Ottimo, molto meglio. Allora, ci siamo appena fermati su quello che è la stazione commerciale, se non ricordo male. Infatti, qui abbiamo delle cose in vendita che in realtà costano abbastanza, anche i satelliti perché in media costano di meno. La licenza esecutiva Argon ce l'abbiamo già, niente da comprare però, anche perché abbiamo pochi soldi, abbiamo soltanto 1860 crediti, che non sono per niente tanti. Allora io proverei un attimo a salpare perché... Ah, non avevamo finito la cosa, ci aveva detto di attraccare là, ma non avevamo ancora finito. Dov'è la sua nave, però? Ok, è là. Non sono ancora molto pratico con l'utilizzo del joystick, quindi abbiate un po' pazienza. Ma volevo utilizzare il joystick perché secondo me è più verosimile, diciamo, come utilizzo, un po' più simulativo. Tra l'altro mi scuso se guardo molto più in basso rispetto alla webcam, ma la postazione è un po' particolare al momento, quindi è tutto un po' un sistemare man mano che procederà la serie. Dai, acceleriamo ancora un po'. Ah, ok, questo devo sparargli. Però aspetta, selezionami quello. Ok. Non mi ricordo che tasto avevo messo per scegliere i missili, effettivamente dal... Credo con il... tasto centrale tenuto premuto? Non lo so, una cosa... No, aspetta, il crate non è quello, probabilmente. Mi indica qua, ma questo non è un... questo è un asteroide? Cos'è questo? È un asteroide. Dove l'hai gettato per fare il carico? Forse questo? No. No, dove ha droppato l'affare? Ah, ok, detrito, eccolo qua. M seleziona missile, L lancia missile. Credo che userò quelli da tastiera perché non mi ricordo come l'ho configurato il joystick per quanto riguarda i missili. Anche perché in early game ho utilizzato davvero molto di rado i missili, quindi... Allora, ce l'ho selezionato il coso. Aspetta, aspetta, no, rallenta, fermati, fermati. Ok. Andiamo là e facciamo il botto. Puh. Ottimo. Be careful.
as there are some weapons which are designed to bypass shields, lower shields, or disrupt systems. Well done. I think you have the basics. You will pick up the rest as you go. Ottimo, quindi finita la missioncina. Adesso torniamo. Dov'è che eravamo approdati prima? Ah, qua. Avevo che fare. Ok. L'autopilota attiviamo anche l'ATS. Ottimo, così andiamo a parcheggiarci qua e salviamo dopo aver completato questo minimo tutorial sul combattimento, che poi in realtà ci ha fatto solo saltare in aria dei detriti con i missili e con le armi normali, quindi niente di che. Ok, ottimo. Adesso ripartiamo. Dovrebbe essere il casino della configurazione attuale dei comandi. È che c'è un piccolo spara un piccolo colpo ogni volta che diamo ok. Allora, qua mi dice che c'è una missione, se non sbaglio, per quanto riguarda spazioporto Officina Argon. Questo qua. Aia, mannaggia la botta che ci siamo presi. LOL. Ops, fortuna che avevamo salvato. Per andare a guardare dove dovevamo andare ci siamo schiantati contro la stazione orbitante, vabbè. Sì, esc, caricami un attimo la partita in fretta, dai. Please. Sicuramente avrò tagliato perché ci ha messo un attimino il caricamento. Ora salpiamo, facciamo attenzione a dove andiamo, senza andare a schiantarci, possibilmente. Ok, mo apriamo la mappa, va. Ok, spazioporto comunicazione. Cos'è che diceva questo? Ah, questo qua dovrebbe essere quello che ci dà la missione. Era apparso il segnale audio forse un po' di tempo fa, quando ancora eravamo alle prese con il tutorial, nello scorso episodio. E aveva detto, wey, guarda che ci sono dei terrestri, dei diplomatici terrestri che sono venuti qua e hanno bisogno di una scorta per tornare a casa. Hai voglia di dar loro una mano? E questa dovrebbe essere una prima missione. Quindi io direi che possiamo. Questo cos'è che era? Ah, ok, questo era T, per fortuna, ok. No. No, questo passa. Ok, no, li passa tutti, no, non volevo questo. Ecco. Ah, no, ok, sono appena partiti via. Sono appena partiti via. Beh, ma noi abbiamo la possibilità così di fermarci un attimo e di osservare cosa abbiamo qua all'interno di questa zona. Allora, abbiamo innanzitutto due mappe. La prima è la mappa del settore, come potete vedere qua, che è caratterizzata. Posso spostare un pochettino più in cioè, no, non la mette là su in alto, vabbè. Allora, che è caratterizzata dall'avere in alto i nostri possedimenti in verde. In questo caso c'è scritto Two Elite, che è Elite, che è la nave che abbiamo al momento. Poi abbiamo tutte le stazioni fisse, diciamo, quindi qui abbiamo un cantiere federale Argon dove vendono delle navi. Spazioporto commerciale dove c'è compravendita. Diciamo una specie di centro commerciale del settore. Spazioporto officina dove vendono sia upgrade che altre cose, diciamo, per le navi. Complesso armi leggere, vendono delle armi leggere che sono appunto quelle equipaggiate qui in basso a sinistra, come potete vedere. Noi adesso abbiamo quattro di queste armi qua. Poi abbiamo una cristalleria che produce cristalli, una fabbrica di droni che produce droni, se non ricordo male. Sì, infatti, droni da combattimento. Poi abbiamo una fabbrica di satelliti avanzati. Industria Lei? Che cosa fa l'Industria Lei? Ah, produce la visiera in missione di impulsi, che sono delle altre armi. E
Effettivamente lei è laser emissione impulsi. Poi c'è un'industria tessile che produce rotoli di Rimes. Poi macelleria di Cahuna, macelleria di Cahuna che producono carne da bistecche Cahuna da carne di Argnu o di Angnu, com'è che si chiama? Argnu. E stabilimento di assemblamento computer Alfa abbiamo in questo caso. È un settore abbastanza popolato con parecchie produzioni, qui produce schede per computer. Come potete vedere, ogni stazione ha dei prodotti e delle risorse primarie. Le risorse primarie sono quelle che accettano, quindi quelle che possiamo vendere, mentre i prodotti sono quelli che possiamo comprare. Acquistano anche le risorse secondarie, ma le consumano a un ritmo molto più lento, quindi solitamente non si vendono particolarmente le risorse secondarie, ma piuttosto le risorse primarie. In questo caso, come risorse primarie, cerca celle di energia, bistecche Cahuna e wafer di silicio. Le bistecche Cahuna sono quelle prodotte qua, quindi uno volendo potrebbe comprare qua le bistecche di Cahuna e venderle all'assemblamento di allo stabilimento di assemblaggio computer Alfa. Altrimenti, celle di energia e wafer di silicio non vengono prodotte qua, perché qui produce cristalli, non abbiamo nessuna fabbrica o centrale energetica che ci producono quei due prodotti, quindi il commercio sarebbe da fare in altri settori. E qui andiamo nel... vabbè, piccola parentesi, sotto ci sono le altre navi. Le altre navi che stanno viaggiando in questa zona qua. Ovviamente sono solo quelle nel nostro raggio di vista, come potete vedere, la zona più chiara intorno alla nostra astronave, qui. E appunto, là sotto sono indicate quelle. Quello che è la mappa dell'universo, invece, indicherà tutti i settori che abbiamo esplorato con varie caratteristiche. In questo caso abbiamo appena iniziato la partita, quindi conosciamo solo la presenza di Omicron Lyrae e non conosciamo nient'altro. Omicron Lyrae ce l'abbiamo come esplorato, ma tutto il resto non ne sappiamo nulla. Quindi adesso vorrei provare, intanto che aspettiamo che ritorni la missione, a vedere se riusciamo. Qui ci sono tra l'altro altre missioni. Questa con il simbolino rosso vuol dire che è una missione militare o comunque di attacco. Quella con la lampadina è una missione di ingegno e questa anche. Ah, è sparita in tempo reale quella. Andrei un attimo a vedere la macelleria di Cahuna. Se vende per esempio della carne di Cahuna a basso prezzo, così potremmo comprarla là e rivenderla dall'altra parte. Non faremo grandi soldi perché il cargo di questa nave è molto piccola, però iniziamo a vedere un attimo com'è il sistema del commercio in X3, Terran Conflict. Allora, quindi io ho impostato il pilota automatico per andare a attraccare rapidamente qui. Uno può anche fare l'attracco manuale, ma solitamente è molto più complicato e ci va più tempo, quindi vado se quasi sempre di attracco automatico. Dopo il salvataggio automatico andiamo nella scheda commercio. Allora, le bistecche Cahuna sono abbastanza economiche. Come potete vedere, c'è la barra che è qui sopra, stock. Indica quante ne hanno rispetto al massimo. Più è piena quella barra, più il prezzo in crediti sarà basso, perché hanno un'eccedenza, diciamo, l'hanno il magazzino quasi pieno di bistecche di Cahuna e quindi è conveniente comprarne. Mentre invece quando ne hanno poche il prezzo sarà molto alto. Allo stesso modo per vendere il discorso uguale, cioè qui il frumento dell'Axiano lo scusate. Lo comprano a 33, se per caso fosse più pieno il loro magazzino lo comprerebbero a un prezzo inferiore, ovviamente. Se fosse più vuoto invece lo comprerebbero a un prezzo alto. Quindi l'obiettivo in generale è di cercare di comprare da chi ha tanto e vendere a chi ha poco. Allora io adesso andrei a comprare un po' di questo. Ci riempiamo, l'abbiamo pagata 33. Vero? Boh, non mi ricordo neanche più quanto l'ho pagata. Ci allontaniamo un po' dalla stazione e poi andiamo a provare a venderla all'assemblaggio di computer, allo stabilimento di assemblaggio computer, che prima diceva di averne bisogno. Magari non ne hanno tantissimo bisogno, però vediamo. Visto che Cahuna non ne hanno tantissimo, hanno lo stock come più o meno metà.
Adesso non abbiamo l'estensione giusta per poter sapere quanti crediti cost, cioè quanti crediti ci pagheranno, però andremo a traccare là e lo scopriremo vivendo in pratica cosa ci daranno per le bistecche di Kahuna. Comunque, a occhio dovrebbero pagarci di più di quanto abbiamo pagato noi, perché hanno l'inventario mezzo vuoto, mentre noi l'abbiamo comprato da una stazione che aveva l'inventario praticamente pieno di bistecche Kahuna. Le bistecche Kahuna inoltre non sono un prodotto che solitamente gira tantissimo nel commercio, però ogni tanto può far fare delle buone vendite. Un altro salvataggio automatico, dobbiamo un po' far pazienza quando ci sono questi salvataggi automatici. E bistecche Kahuna a 81, quindi come potete vedere abbiamo fatto un'ottima spesa qua. Ma mi sembrava di aver impostato questi comandi qua, e invece no. Vabbè, li rimetto manualmente. Vendiamo e abbiamo già guadagnato una discreta cifra. Perché prima, se non ricordo male, avevamo 1800 crediti, adesso ne abbiamo 2471. Ed è una buona cosa. Oltretutto, il prezzo delle bistecche Kahuna qua è ancora di 80, quindi possiamo andare a salpare e andare a cercare di effettuare nuovamente questa compravendita, intanto che aspettiamo con la missione là, per cercare di racimolare un po' di soldi. All'inizio si svolge molto così, diciamo che la parte del commercio è compra da una parte e rivendi da un'altra, fin tanto che non hai abbastanza soldi per comprare delle navi che commercino al posto tuo, che puoi gestire da remoto. E là sarà una grandissima svolta. Allora, andiamo a vedere la macelleria di Kahuna dove siamo stati prima. Quante bistecche Kahuna ha? Parecchie. Questa qua invece quante bistecche Kahuna ha? Molto poche. Quindi direi che andiamo ad attraccare là. No, farei un'altra cosa. Farei così. Info. E poi farei l'ATS. Perché certe volte arrivano delle altre astronavi, delle altre navi mercantili che si recano nel nostro stesso posto e comprano magari tutto quello che hanno di bistecche Kahuna per rivenderle. Quindi tenendo ogni tanto mi ricordo e tengo aperte le info della stazione che vengono aggiornate in temporale. Quindi se per caso all'improvviso dovessero consumare tutte le bistecche Kahuna, me ne accorgo prima di essere arrivato laggiù in fondo. In questo caso la strada era poca, però quando ci sono dei settori più grandi conviene darci un occhio per evitare di fare viaggi lunghi e poi non avere niente in cambio. Allora, andiamo a comprare quindi un pochettino di bistecche Kahuna. Abbiamo pagato 400 in totale a occhio. E ci allontaniamo dalla stazione un attimo per poi andare all'assemblaggio computer per vendere queste bistecche Kahuna. No, non volevo questo, non volevo una comunicazione, volevo solo attraccare. E quindi, allo stesso modo, andremo a cercare di guadagnare un po' di soldi. Avrei dovuto tenere la cosa delle informazioni aperte per il discorso che ho fatto prima, però mi sono completamente dimenticato. Intanto ancora non sono tornati i diplomatici terrestri per darci la missione, speravo che si muovessero un pochettino più in fretta. Vediamo se riusciamo a guadagnare un po' di soldi qua al salvataggio automatico, come sempre. Allora, pa, visto che Kahuna ci pagano 82, perché nel frattempo ne hanno consumate, quindi ottimo. Abbiamo guadagnato altri 600 crediti, occhio, perché ne avevamo 2400, ne abbiamo spesi 400 e ora ne abbiamo 3095, quindi ottimo discorso. Tra l'altro, ogni volta che facciamo dei commerci otteniamo della reputazione rispetto alla razza con cui stiamo commerciando. In questo caso stiamo commerciando in un settore Argon, quindi stiamo aumentando la nostra reputazione con la razza Argon. Per esempio, status di pilota, qui abbiamo che ci indica, qui, sotto le varie razze, che siamo amici della Federazione al 21%. Se andiamo nella enciclopedia, che è qui, su razze, su pilota,
Argon ci dice anche a che punto siamo di tutto ciò. Vedete, reputazione parte da nemico della federazione, che è la più bassa in assoluto e la più negativa. Quella neutrale, diciamo a zero di reputazione, è cittadino. Se non ricordo male, noi siamo già a, diciamo, un livello 4 più o meno. Salendo possiamo diventare consigliere, alleato sicuro, guardiano della federazione, maresciallo della federazione, eccetera, 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 eccetera. Cerco di spiegare un pochettino di dinamiche mentre gioco per farvi capire anche un attimo come funziona questo gioco, perché probabilmente molti di voi non lo conoscono e quindi vorrei essere sicuro che non vi stiate... No, non volevo andare là, dovevo andare alla bistecca cacuna, togli il... Ecco, autopilota spento. Devo andare alla macelleria Kakuna, sempre se hanno ancora... Avete ancora molta carne? Sì. Quindi, attracca. Nel frattempo, mentre andiamo là, vi faccio vedere un attimo cosa possono essere le missioni che ci dicono qua. Andiamo un attimo su comunicazione e ci sono due persone in questa stazione con cui possiamo parlare. Sono Motsushut o Pyle Gisler. Altrimenti che richiede il permesso di atterrare, che è il pilota automatico in pratica. No, non è il pilota automatico, questo qua è per quando stai pilotando manualmente, devi richiedere il permesso di atterrare e puoi andare manualmente. Comunque qua la lampadina è vicino, quindi è lui che ci offre la missione. Possiamo, oltre alle domande normali, scusate, possiamo dire sto cercando lavoro. Qui dice ho un'incombenza di grande onore per te, cerco una nave su cui per uno split valga la pena salire. Quindi sta cercando una nave di trasporto per un passaggio. Molto probabilmente. Adesso vediamo cosa dice. Ah no, non sta cercando un passaggio. Questo qua vuole una nave. Cioè dobbiamo comprare una nave e consegnargliela. Solitamente ci si guadagna con queste missioni, perché la nave ti viene ripagata in più, ti dà un compenso. Solo che hai poco tempo. Per esempio qua 11 minuti. Quindi devi avere la nave molto veloce e consegnargliela in fretta. Sono delle missioni che secondo me sono un pochettino più di late game, quando puoi mettere dei, cioè quando puoi comprare a distanza delle navi e farle fare il salto stellare per arrivare qua in 11 minuti. Beh, a parte che 11 minuti comunque è molto stretto anche in late game come tempo. Però ah no, volevo farvi vedere l'altro ma se n'è andata via. E ora non abbiamo assolutamente la possibilità, anche perché non abbiamo i soldi per investire in una nave M4, perché costa varie centinaia di migliaia di crediti e quindi non abbiamo assolutamente i soldi. Siamo molto poveri, seppure 3.000 crediti possono sembrare tanti, sono davvero pochissimi perché non si compra niente, niente, niente con 3.000 crediti come espansioni. Allora, bistecche Kahuna costano poco di nuovo, quindi io le comprerei. Tra l'altro qui cosa cercano? Celle di energia, frumento dell'axiano e carne di argano, ma noi non abbiamo niente di tutto questo, neanche spezie scotte. Oh, salpiamo. Sì, qua ci dice seleziona il mio status di pilota per vedere la reputazione, ma l'abbiamo guardato un attimo fa, quindi non è un problema. Speriamo solo che di non restare fregati, perché a un certo punto potrebbe essere che qui non vogliono più carne. E noi ci ritroviamo con della carne che non sappiamo dove vendere. No, però ha bisogno ancora di bistecche Kakuna. Ottimo. No, io però dovevo fare pilota automatico tracca. E quindi sarebbe un bel problema in quel caso. Perché se avessimo un'altra nave che possiamo mandare in giro. Ah, ok. Questo mi dà lo spunto per rispondere a... cioè per chiarire un altro concetto del gioco. Scusate che guardo da quanto stiamo registrando. 26 minuti che è tantissimo. Sto recuperando quanto non abbiamo registrato nello scorso episodio. Mi dà lo spunto per parlare del contrabbando. Il contrabbando è una possibilità di commerciare che ovviamente dà un sacco di soldi. Mettiamo la TS attivo intanto, ok? E solo che il problema è che bisogna fare attenzione ai vari settori. Nei settori principali, soprattutto, ogni tanto passano delle pattuglie di polizia e anche noi in alcune missioni possiamo pattugliare dei settori. Queste pattuglie scannerizzeranno la nostra nave per controllare se abbiamo all'interno delle merci che sono illegali.
Se per caso ce le sgama, oltre a perdere reputazione e a pagare la multa, no, appunto, oltre a pagare la multa perdiamo reputazione. Inoltre, la cosa particolare è che non tutte le razze hanno le stesse merci illegali. Quindi una merce che magari potete vendere tranquillamente in un settore è illegale in un altro settore. Tipo una specie di droga, adesso non mi ricordo più come si chiami, Space Weed forse si chiama, una cosa del genere. È tipo legale dai Paranid ma illegale dagli Argon. Comunque ci sono alcune cose che sono così borderline e quindi bisogna gestire bene la situazione. Ho salvato dopo questo ulteriore commercio perché direi che a questo punto noi ci possiamo vedere nel prossimo episodio. Non c'è stato tantissimo progress, ma ho avuto la possibilità di spiegarvi un po' di dinamiche del gioco. Nel prossimo episodio quindi inizieremo la prima missione della storyline, diciamo che è quella di accompagnare i diplomatici. E ci vedremo quindi probabilmente, magari commercerò un po' nel frattempo, ve lo dico nello scorso episodio, nel prossimo episodio. Ma l'obiettivo del prossimo episodio sarà quello di effettuare questa missione. Io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto, e perché non dovrebbe esservi piaciuto, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qui sotto per i vostri pareri sull'episodio e sulla serie. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata!